Stata biancata! La mossa è valida! Andiamo al primo San Martino! Sono cadute tre contrade! Grande scambio di nerbate! Andiamo all'ultimo San Martino! Grande arrivo al Casato! Una corsa splendida, meravigliosa! Conclude vittoriosa questo palio! Ci troviamo all'interno del Museo della Nobil Contrada del Bruco, con noi il rettore Gianni Morelli. Gianni, come vi preparate a questo palio? Il Bruco correva già di diritto. Come rettore, come ti prepari? No, con molta serenità, perché devo dire le mie energie mentali le investo più per quelle che sono le attività tuttora della contrada. Ma perché? Perché ho un capitano che si impegna tantissimo e che pertanto mi lascia dormire sonni tranquilli. Simone è bravissimo, si impegna, è competente sotto tutti i punti di vista, per cui mi dà fiducia e mi dà serenità. Oltretutto, se ci metti anche che in caso di cavallo, diciamo, di sorteggio fortunato, ci sa anche uno dei migliori fantini sul quale possiamo contare, questo non mi può che portare e far trascorrere giorni antetratta nel migliore dei modi. Ecco. Quindi abbastanza tranquillo possiamo dire, e sei ugualmente tranquillo come presidente del Consorzio per la Tutela del Palio? Allora, è la prima volta che mi presento come presidente del consorzio, anche se ero nel CDA. Diciamo, sono abbastanza tranquillo anche sotto questo aspetto, pur avendo l'emozione dell'esordio. Perché? Perché ho un CDA molto, molto qualificato, con l'esperienza delle persone che già hanno ricoperto ruoli importanti e l'entusiasmo dei nuovi. In più c'ho l'amministratore delegato Fiamma Cardini, l'avvocato Fiamma Cardini e Stefano Morandini, che sono delle sicurezze, sono delle macchine da guerra, persone che conoscano il palio, il senese, che non è cosa di poco conto, e sono veramente competenti sotto ogni punto di vista, per cui devo dire che sono tranquillo anche sotto questo aspetto. Mi piace concludere questa chiacchierata per conoscere meglio il rettore della Nobil Contrada del Bruco davanti al Masgalano del 1990, perché questo Masgalano l'ha vinto Gianni Morelli, che è stato per ben 5 volte al Fiere di Piazza. Sì, è uno dei miei, il mio vanto preferito, effettivamente per me è una soddisfazione che mi rimarrà nel cuore. Devo dire grazie anche al compagno Fabrizio Roncucci. Tra l'altro erano annate in cui, insomma, il Bruco non brillava in vittorie in piazza, per cui una vittoria del Masgalano fu festeggiato nella maniera dovuta, e quindi doppia soddisfazione, anche perché io non approvo chi dice io preferisco vincere il palio al Masgalano. Sono due cose distinte. Questo significa sacrificio, significa abilità, significa impegno, che va al di là di quello che poi un cavallo e un fantino fanno con il giubbetto del Bruco, per cui per me resta il fiore all'occhiello. Ti ricordi la prima volta che sei entrato in piazza, che era qualche anno fa, però quell'emozione te la ricordi? Me la ricordo perché è una purga galattica, purga nel senso che sapeva Cesare Baiardo, l'85, avevo 18 anni, e niente, si pensava di vincere, ovviamente, come spesso accadeva in quegli anni, e poi come spesso l'esito finale era lo stesso. E mi ricordo che tutti ci dicevano: state tranquilli, tanto non se ne accorgerà nessuno anche se sbagliate, perché dopo aver vinto questo palio nessuno baderà a voi giovani alfieri esordienti. In realtà poi andava come andava, non si è vinto né il Masgalano e né il palio, per cui, però, insomma, l'emozione era veramente
Da pazzia, doppia pazzia. Per concludere, tu da ex Alfiere ritieni, come dicono alcuni, che ci sia, non lo so, rivalità tra Tamburini e Alfieri? Certamente, io sono di questi perché ci siamo sempre schierati apertamente tra Alfieri e Tamburini. Certamente ognuno c'ha la sua maestria, però io ritengo che l'Alfieri siano comunque di categoria superiore ai Tamburini. Questo è un dato di fatto. Bene, con questa battuta ringraziamo infinitamente Gianni Morelli, rettore della Nobil Contrada del Bruco, per averci ospitato, e ringraziamo tutta la Contrada, dall'Economo che ci ha aperto il museo a tutta la Contrada che ci ha ospitato. Grazie davvero, Gianni. Grazie a voi. Strada biancata! La mossa è valida! Andiamo al primo San Martino! Sono cadute tre contrade. Grande scambio di nerbate. Andiamo all'ultimo San Martino. Grande arrivo al Casato. Una corsa splendida, meravigliosa. Conclude Victor Rosa questo palio.